Quando si parla di sicurezza, anzi, bisogna partire dalle cifre. Mi riferisco a cifre con riferimento al tipo di reati, al numero dei delitti, alla tipologia appunto degli stessi e anche alle persone, ivi inclusa la loro nazionalità, che li commettono. L'aumento di alcuni tipi di reati e la percezione di sicurezza conseguente è strettamente legata all'immigrazione clandestina. Ma non solo, anche all'immigrazione non clandestina, addirittura dall'immigrazione regolamentare dei cittadini comunitari. È un dato di fatto, che piaccia o non piaccia, che nel triennio 2004-2006 la prima nazionalità straniera per omicidi volontari, violenze sessuali, furti, rapine, estorsioni è quella rumena, che non fa parte della immigrazione clandestina, anzi è sempre immigrazione comunitaria e legittima, almeno per il nostro paese. È legittima perché non regolamentata, perché è conseguente al diritto di accesso dei cittadini romeni in tutti i paesi della comunità europea dopo che questi sono diventati appunto soggetti comunitari. È un dato di fatto, perché ci viene immediatamente da pensare ai cittadini extracomunitari e ai cittadini clandestini. Invece la maggiore causa di insicurezza, sia reale che sentita, è quella proveniente dalla cittadinanza comunitaria. Se questo è il dato di fatto, il buonismo all'insegna dell'Europa unita che leggiamo tutti i giorni a scuola, serve a nulla. Ebbene, in questo tema c'è la prima critica che sento di fare a me stesso, perché faccio parte di questo governo, di cui ho confesso la mia impotenza come forza politica attuale per poter cambiare lo stato delle cose. Devo dire, a onor del merito, che, anzi del demerito in questo caso, che nemmeno le forze politiche dell'opposizione di oggi e del governo di ieri su questo tema si sono fatti ascoltare. Perché se è vero come vero che dal gennaio 2007 abbiamo la presenza dei rumeni, è vero soprattutto che questo è stato possibile perché negli anni precedenti non si è dato corso, nel mentre si ratificavano i relativi trattati, a regolamentare anche attraverso moratorie l'emissione dei rumeni. Quindi è una corresponsabilità collettiva della classe politica di oggi e di ieri. Vorrei ricordare quindi a me stesso, alla classe politica e a tutti che, se è vero come è vero che la sicurezza è un diritto, questo diritto è garantito dalle convenzioni europee e dal trattato europeo di istituzione dell'Unione Europea, da ultimo richiamato anche al G6 in Polonia, dove nell'incipit fondamentale di questo documento che ne è venuto fuori si dice appunto che la sicurezza sia interna che esterna all'Unione Europea è uno dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Allora, se la carta costituzionale che vorremmo e comunque il trattato che abbiamo riconfermato nel G6 di Polonia ci dice che è un diritto fondamentale la sicurezza interna, da ciò scaturisce il dovere, non il diritto, il dovere di considerare la regolamentazione dei flussi anche con riferimento ai paesi dell'Unione Europea. L'Italia dei Valori deve rilanciare la propria azione di governo, di informazione e di azione con riferimento alla necessità di una regolamentazione, ivi compresa la moratoria, per quel che sono. I cittadini che pure entrati nell'Unione Europea debbono fare i conti per quel che sono le regole e le necessità del nostro Paese. Con riferimento a questo fenomeno nuovo c'è necessità di strumenti nuovi e aggiornati per combattere la criminalità. Quella internazionale, quella fondamentalista islamica a livello internazionale e quella internazionale e nazionale con riferimento alle nuove figure di reato. Certamente alcune cose sono state fatte importanti anche in materia, anzi a cominciare dalla materia dell'immigrazione. Siamo partiti da dati fatti che la Bossi-Fini, così come strutturata, non poteva andare bene. E non va bene, ve lo ricordate come era strutturata la Bossi-Fini in sostanza? Ma si basava in questo modo. Ci vuole il contratto di lavoro con la persona che sta laggiù, altrimenti non può entrare qua. Vorrei sfidare una sola persona italiana che fa un contratto di lavoro con un africano o uno dell'Unione Europea, chissà dove, senza sapere chi è. Quindi quella era sbagliata concettualmente. Noi abbiamo fatto la
Raul Caffarrero, che ha una rivisitazione del tutto diversa. È basata sui flussi, è basata sulla possibilità di trovare attraverso i tutor anche dei contratti di lavoro, è basata su tutta una serie di interventi che permettono di conoscere e di conoscersi. Certamente non ha risolto il problema dell'immigrazione clandestina, però io mi sento di assumermi la responsabilità di aver firmato, e noi dell'Italia dei Valori, di aver firmato la Ferrero Turco, perché riteniamo che sia meglio della Bossi-Fini. Sia meglio perché cerca di contrastare l'immigrazione clandestina, ma soprattutto di dare una speranza all'immigrazione regolare. Per quanto riguarda la Turco Ferrero, noi riteniamo che essa vada condiviso, ma vada ampliata per ciò che riguarda le misure di sicurezza con riferimento a coloro che sono senza fissa di dimora e non hanno possibilità di dimostrare il proprio sostentamento. La necessità di una moratoria per quanto riguarda i paesi pur dell'Unione Europea, che però, i cui cittadini entrando in Italia non sappiano dimostrare come possono essere, vivere e sostenersi, e questo non perché il nostro paese è diverso dagli altri, ma perché così, come noi chiediamo di fare, già hanno fatto altri paesi come la Germania, come la Belgio, come la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo e l'Olanda, che fanno parte dell'Unione Europea, ma hanno stabilito la regolamentazione di flussi. Che il pacchetto di sicurezza, vi ricordate il pacchetto di sicurezza che è stato varato nelle settimane scorse? È un pacchetto di sicurezza importantissimo che noi ci sentiamo di condividere, che io ho votato con convinzione al Consiglio dei Ministri e che il nostro partito con convinzione difenderà in Parlamento. Sono quattro, a cui si è aggiunto un quinto su nostra specifica azione, il quinto lo dico subito, che è il reato di falso in bilancio, perché cambiamo tutto anche questo. C'è una norma di legge che noi abbiamo voluto fortemente, che al Consiglio dei Ministri siamo riusciti a far passare, a che si aggiunge a quattro disposizioni di legge in materia di pacchetto sicurezza. Una, in materia di sicurezza urbana. Quella della sicurezza urbana riguarda la possibilità, per intenderci, di punire lo sfruttamento di minori in attività criminale di accattonaggio, di rendere più efficace la collaborazione con i referenti sindaci, di rafforzare la collaborazione tra i vigili urbani e le forze dell'ordine, di attribuire ai prefetti il potere di espulsione, di rendere più facilmente perseguibile le armi con l'occupazione pubblica e il danneggiamento. Poi abbiamo fatto un altro pacchetto importante che riguarda una maggiore accentuazione in termini di custodia cautelare per le altre aggravate sociale. Abbiamo previsto sempre in questo pacchetto sicurezza l'abolizione della ex Cirielli, quella che faceva la prescrizione breve, tale per cui i reati andavano sempre prescritti. Quindi ci sono delle norme importanti. Abbiamo per esempio previsto la possibilità per i condannati di fare la certificazione della banca dati sul DNA. Abbiamo infine previsto tutta una serie di misure di contrasto alla criminalità organizzata. Se queste norme fossero leggi, oggi avremmo una percezione di sicurezza di nuovo. L'azione dell'Italia dei Valori sarà determinata a rilanciare all'ordine del giorno, subito dopo la finanziaria, l'inserimento delle misure legislative per la sicurezza, perché sono importanti e sono necessarie. Uno dei limiti di questa nostra azione governativa è che, giustamente, tenendo da conto molto la solidarietà, se questa viene presa a scapito della sicurezza non va bene. Deve essere presa a scapito dei costi della politica, a scapito delle inefficienze della burocrazia, a scapito dei furbetti del quartierino, a scapito soprattutto delle tante inefficienze a cominciare dalle consulenze e quant'altro che la politica produce.